L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali risponderanno la Ministra all'Interno, la Ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, il Ministro per i Rapporti col Parlamento e il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-3016, presentata dai deputati Suriani e altri, che ha ad oggetto iniziative per garantire il regolare svolgimento delle procedure elettorali alla luce delle criticità emerse a Palermo in occasione delle consultazioni amministrative referendarie tenutesi il 12 giugno 2022. L'onorevole M ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego, onorevole M. Grazie, Presidente. Signora Ministra, quanto avvenuto a Palermo in occasione delle elezioni amministrative referendarie lo scorso 12 giugno colpisce profondamente al cuore le istituzioni e gli strumenti di democrazia diretta a disposizione dei cittadini. 50 seggi sono rimasti chiusi mentre 170 sono rimasti aperti con ingenti ritardi dovuti alla mancata presenza di presidenti di seggio e scrutinatori. Tali fatti hanno impedito a centinaia di cittadini il sacro e inviolabile diritto di voto. Oltre 200 persone, poi segnate alla Procura, hanno dimenticato di segnalare la mancata presenza. Mancata presenza, Presidente, in alcuni casi concomitante con una partita di calcio in corso la domenica sera o con i bassi compensi percepiti. È un precedente grave che merita due riflessioni opportune. La prima, politica, sulla bassissima affluenza ai minimi storici delle città delle elezioni e la seconda, giuridica, sul mancato recepito di un dovere civico imprescindibile e fondamentale, così come l'espressione del diritto di voto. Una situazione che non costituisce però un'eccezione, bensì un problema reiterato da anni. Chiediamo dunque quali sono le misure messe in atto dal nostro governo affinché fatti come questo non si ripetano più e come si intende intervenire e qual è il piano attualmente per fronteggiare episodi come questo e quale iniziativa intende il governo promuovere. Grazie. Grazie onorevole M. La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere. Prego, signora ministro. Signor Presidente, onorevoli deputati, tengo a precisare preliminarmente che le defezioni che si sono registrate a Palermo in occasione dell'Election Day del 12 giugno non rappresentano purtroppo un caso isolato ed inedito. In queste ultime consultazioni le numerose rinunce nell'incarico di presidenti di seggio, da me stigmatizzate nelle dichiarazioni rilasciate nella stessa giornata di domenica, si sono verificate anche in altre città di particolare rilevanza, senza che tuttavia ne derivassero gli effetti verificatesi a Palermo. È bene premettere che in materia elettorale per la Regione Sicilia il procedimento è di competenza esclusiva della Regione, senza possibilità di intervento con poteri sostitutivi da parte del Ministero dell'Interno. Parto dalla ricostruzione dei fatti avvenuti nel capoluogo siciliano. Il Comune si era attivato già nella giornata di venerdì per la sostituzione di 170 presidenti rinunciatari, procedendo d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello alle nuove designazioni e interessando a tal fine anche i presidenti degli ordini degli avvocati e dei commercialisti. Nelle ore seguenti e soprattutto nella giornata di sabato, le difficoltà a ricoprire interamente gli uffici di presidenza ancora vacanti permanevano per varie ragioni, in particolare per l'irreperibilità di un numero cospicuo di sostituti o la rinuncia di altri. Il prefetto di Palermo, nella serata di sabato, ha sollecitato le competenti autorità comunali ad individuare i sostituti sia tra i componenti delle sezioni già costituite, sia in caso di perdurante necessità tra gli stessi dipendenti dell'ente. Nella mattinata di domenica è stata indicata al Comune di Palermo anche la possibilità di accorpare le sezioni elettorali per superare definitivamente le criticità che si erano manifestate. Le sollecitazioni del prefetto sono state tutte svolte nel pieno rispetto del ruolo neutro e terzo che la legge, come ho prima detto, attribuisce al Ministero dell'Interno e che non contemplano, ripeto ancora, alcun potere sostitutivo.
La progressiva normalizzazione della situazione, ristabilitasi completamente alle ore 15 della domenica, con la costituzione dell'ultimo seggio mancante, ha scongiurato il ricorso alla soluzione dell'accorpamento. Quanto alle iniziative da assumere per evitare il ripetersi di medesime criticità, va osservato che il fenomeno delle rinunce, tutt'altro che episodico, sembra richiedere l'avvio di una riflessione parlamentare per una conseguente ed efficace risposta sul piano legislativo, anche finalizzata a rendere più attrattiva la funzione per gli aspetti remunerativi. A normativa invariata, possibili misure potranno risiedere nell'individuazione di soluzioni organizzative dirette a meglio indirizzare i comuni nella gestione di impreviste difficoltà procedurali, ovvero nel mettere in campo forme di valorizzazione degli incarichi di presidenti e componenti di seggio come strumento di cittadinanza attiva e di partecipazione alla vita democratica, particolarmente rivolta alle fasce più giovani. Interrogazione 3/2017, presentata dai deputati Paternoster ed altri, che ha ad oggetto iniziative per prevenire episodi di violenza giovanile analoghi a quello occorso a Peschiera del Garda il 2 giugno 2022. L'onorevole Paternoster ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego, onorevole. Grazie, Presidente. Signor Ministro degli Interni, il giorno 2 giugno, festa della Repubblica, a Peschiera del Garda si sono radunati tramite TikTok, uno dei mezzi social più in vigore oggi, oltre 2.000 giovani che invece di affollare le spiagge di una delle perle del lago di Garda hanno creato in pochissime ore momenti di tensione, di violenze, di caos, di paura, essendo quelle spiagge frequentate nello stesso tempo da famiglie, quindi con bambini, con anziani, con tutte quelle persone che volevano trascorrere una tranquilla domenica di relax, di pace e di sole. In poco tempo la situazione a Peschiera del Garda sulle spiagge è degenerata. C'erano bande di ragazzini, di teppisti, probabilmente, anzi sicuramente come testimonio nei video, di origine nordafricana, la grande parte, che facevano questi atti di violenza al grido di "qui è Africa, riconquistiamo Peschiera". Ci sono stati episodi di accoltellamenti, ci sono stati episodi di gente che è stata presa con sprangate, episodi di violenza gratuita. Nessuno va in spiaggia con l'asciugamano o con le ciabatte, ma andavano in spiaggia con mazze e coltelli. Questa è una situazione assolutamente scandalosa. Ci sono stati momenti di molestie nei confronti delle donne, concludo signor Presidente, durante il viaggio di ritorno. Ecco, la soluzione proposta anche dal sindaco della città di Peschiera è che queste persone vengano fermate, controllate il biglietto, anche la mascherina ove serva, prima di partire dai loro posti di origine, altrimenti il problema non viene risolto. E quindi chiediamo al signor Ministro degli Interni quali misure urgenti intenda effettuare per risolvere questo grave problema. Grazie. Grazie a lei, onorevole. La Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere. I fatti avvenuti lo scorso 2 giugno a Peschiera del Garda si iscrivono in un fenomeno da tempo registratosi che vede riversarsi sui lidi di Peschiera e Castelnuovo del Garda, specie nel periodo estivo, un sostenuto flusso giornaliero di giovani provenienti dalle province limitrofe. Il convergere in massa verso le spiagge delle citate località del Garda si caratterizza per l'uso frequente e massivo di messaggi veicolati da giovani sui social network e in particolare sul canale TikTok, come ha richiamato l'onorevole interrogante. In occasione di diverse precedenti riunioni del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica dedicate al tema della sicurezza nelle località del Garda, è stato messo a punto un apposito dispositivo per il controllo e la messa in sicurezza sia delle spiagge che della stazione di Peschiera di Garda, che vede il coinvolgimento delle articolazioni della Polizia Ferroviaria della Lombardia e del Veneto. Contemporaneamente la Questura ha avviato il monitoraggio dei canali social per acquisire informazioni circa i movimenti dei giovani diretti sul Garda. Venendo ai fatti del 2 giugno, occorre precisare che le criticità che si sono rilevate in quella circostanza sono ascrivibili al numero assai consistente di giovani, oltre 2.000, che dopo aver raggiunto Peschiera si sono concentrati su una spiaggia libera del litorale, dando vita a comportamenti sfociati anche in alcune risse
che non hanno visto tuttavia coinvolti bagnanti estranei ai gruppi giovanili. Lo scenario operativo ha richiesto l'intervento congiunto di militari dell'Arma presenti sul posto e di rinforzi della Polizia di Stato, all'esito del quale è stato possibile liberare completamente la spiaggia e accompagnare i giovani verso la stazione ferroviaria di Peschiera. Si è determinata una situazione critica di sovraffollamento sia presso lo scalo ferroviario che a bordo dei treni che avrebbero dovuto portare i giovani verso la Lombardia. Ed è in questo contesto che si inserisce l'episodio di molestia sessuale subito da 5 ragazze minorenni, per il quale, analogamente ai fatti accaduti in spiaggia, sono in corso delle indagini da parte della Procura di Verona. Quanto alle iniziative da assumere per evitare il ripetersi di tali situazioni, informo che il prefetto di Verona, dando ulteriore impulso all'azione di prevenzione e sensibilizzazione già avviata, ha promosso un'intensa attività di raccordo con gli enti locali, i soggetti del trasporto ferroviario e stradale, nonché coi gestori dei parchi di divertimento del Garda. L'obiettivo è quello di mettere in campo un modello integrato di monitoraggio, controllo, filtraggio del flusso dei passeggeri sia all'andata che al ritorno da Peschiera, che prevede anche l'impiego di carrozze fornite di apparecchiature di videosorveglianza interna e contapersone. Sono stati potenziati i canali di comunicazione al pubblico mediante apposite comunicazioni informatiche volte ad aggiornare l'utenza, specie con riferimento ai visitatori del parco di divertimento del Garda, delle situazioni di affollamento dei treni che collegano Peschiera alla Lombardia. Il nuovo modello, che peraltro si avvarrà per tutti i fine settimana di ulteriori 30 unità delle parti inquadrate della Polizia di Stato, nonché degli ordinari rinforzi delle 3 forze di polizia disposti nell'ambito del potenziamento del servizio di vigilanza estiva, è stato presentato oggi alla stampa da parte del prefetto, del questore e dei sindaci dell'area del Garda. Grazie signora Ministro. Passiamo all'interrogazione 3-3018 presentata dai deputati Giacchetti ed altri, che ha oggetto iniziative di competenza per chiarire le responsabilità delle disfunzioni organizzative registratesi a Palermo in occasione del voto per il referendum e le elezioni comunali per evitare ripetersi di situazioni analoghe. La deputata Frate ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego onorevole Frate. Grazie Presidente. Premesso che alle elezioni amministrative a Palermo si è verificato un caos senza precedenti, mancavano 170 presidenti di seggio su un totale di 600. Fino alle ore 12 si stavano insediando ancora 13 presidenti. Tutto questo ha reso di fatto inagibili i seggi, impedendo l'adempimento di un diritto costituzionalmente garantito, quale appunto il voto. Tenuto conto anche dell'attacco hacker che ha colpito l'amministrazione di Palermo, si chiede quali iniziative intende adottare il Ministero per individuare le responsabilità della grave situazione che si è venuta a creare e per scongiurare che si verifichino simili circostanze in futuro. Grazie. Grazie onorevole Frate. La Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere. Prego, signora Ministro. Riguardo ai fatti di Palermo, riprendo la ricostruzione che ho già svolto in occasione della precedente interrogazione e che porta poi a ritenere che le cause di tali episodi siano ascrivibili a elementi concomitanti. Ha certamente giocato negativamente la circostanza che i sostituti individuati tra quelli iscritti nell'apposito albo e nominati dal Presidente della Corte d'Appello siano in gran parte risultati irreperibili o abbiano rinunciato all'incarico. Persistendo le criticità anche nella giornata del sabato e avvicinandosi il momento dell'insediamento delle sezioni previsto per le ore 16 del sabato stesso, è subentrata poi la ricerca da parte dell'autorità comunale dei sostituti, come previsto dalla legge, perché ribadisco ancora una volta, come ho detto anche nella precedente risposta all'interrogazione, la competenza è in materia legislativa e quindi anche l'organizzazione della gestione delle elezioni spetta al Comune e il Ministero dell'Interno non ha un potere sostitutivo su questo. Tuttavia, nonostante il lavoro che si è protratto per tutta la notte, alle 5 della domenica
58 sezioni risultavano ancora prive del presidente, scese a 43 alle ore 7 della domenica e quindi all'inizio delle operazioni di voto, su 600 sezioni totali. Di qui lo sforzo del Comune, costantemente sollecitato dal prefetto di Palermo ad individuare coloro che potessero assumere l'incarico di presidente di seggio o tra i componenti delle sezioni già costituite o anche nell'ambito dei propri dipendenti, molti dei quali però non accettavano l'incarico. Riguardo all'incidenza dell'incontro di calcio Palermo-Padova sul fenomeno delle rinunce, osservo che l'insediamento dei seggi era programmato, come sempre quando avvengono procedimenti elettorali, per le ore 16 del giorno precedente delle elezioni, quindi il giorno del sabato, e quindi ben prima dell'evento calcistico, sicché un suo eventuale differimento non avrebbe sortito alcun effetto preventivo sulle defezioni avvenute. Peraltro anche la Lega Calcio di Serie C, dopo interlocuzioni con le competenti strutture ministeriali e le autorità provinciali di pubblica sicurezza, confermava di non poter differire la partita ad altra data successiva. Del resto il fenomeno delle rinunce, come precisato anche nell'altra risposta, ha riguardato anche, oltre che Palermo, anche altre grandi città ed è purtroppo un sintomo piuttosto diffuso e collegato a un certo grado di disaffezione verso l'impegno civile che si esprime anche attraverso l'attiva partecipazione ai processi democratici. Si tratta di aspetti delicati per il gioco democratico e la garanzia dell'effettivo esercizio del fondamentale diritto di voto. Non posso quindi che confermare l'opportunità di un'attenta riflessione parlamentare per una risposta normativa finalizzata ad incentivare e a rendere più attrattivo lo svolgimento della funzione di ufficiale di seggio, pur non escludendo, e sicuramente su questo lavoreremo, anche sull'adozione nell'immediato di soluzioni organizzative, come prefigurato nella precedente risposta, anche queste mirate allo stesso obiettivo di sollecitare lo spirito partecipativo alla vita democratica. Grazie, signora Ministro.